E siamo alle nostre breaking news, subito in apertura nella rilevazione di oggi, il balzo in avanti dei contagi, in gran parte si tratta di casi che arrivano un po' dalle scuole e poi si propagano nelle varie famiglie. Il numero più alto ad Arezzo, ma ci sono numeri importanti anche in molti altri centri della provincia, ma c'è una notizia positiva, ovvero che la terapia intensiva rimane per fortuna vuota al San Donato. Ci spostiamo a Terra Nuova, dove il sindaco Chienni ha commentato l'incontro al Ministero per la FIMER. Ci sono degli spiragli. Ora la trattativa è in un momento delicato e occorrerà, ha detto Chienni, stare molto vicini a coloro che portano avanti appunto le operazioni di salvezza per la FIMER. Ci sono anche delle offerte. Staremo a vedere dunque come si svilupperà questa trattativa. L'ultima notizia riguarda il turismo. La rivista Belle Europa del Corriere della Sera, specializzata proprio in questo settore, ha fatto molte pagine sulla città del Natale e ha definito Arezzo una città con uno dei centri storici più belli d'Italia. Dunque questa è veramente una notizia importante che colloca Arezzo nei principali circuiti internazionali di turismo. È tutto, le notizie le trovate sui nostri TG e ovviamente sul nostro sito. Grazie e arrivederci.